discutiamo sulla città sotto sforzo e accanto un'altra lettura, quanto possono dare i grandi eventi alla città per fare la città. Saranno con noi per la prima volta a Pescara il ministro degli interni Lamorgese, il capo della polizia Giannini, il cardinale Gambetti, il vicario del Papa per la città del Vaticano, e poi contributi significativi di Malagò del Coni, del sindaco di Torino Appendino, il sindaco di Vasto Menna. Ci saranno due rettori, il rettore dello IUAV, Albrecht, il rettore delle Marche, Gregori, il rettore emerito di Teramo, Luciano D'Amico, e naturalmente tanti sindaci, operatori economici, accademici importanti di Pescara, che ci stanno aiutando nella ricostruzione del profilo della città dopo la pandemia. Noi vogliamo porci questa domanda. La città è nata per corrispondere alla domanda di protezione all'inizio rispetto alla paura e per fare accadere il mercato, cioè l'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi. Poi però la città ha cominciato a ospitare dentro di sé eventi grandi, eventi anche capaci di scuotere la città, di portare occasioni rilevanti sul piano culturale, economico, religioso, politico. Dentro la città è accaduta anche la protesta politica. Nella città si è verificato anche il tema del terrore. Quante città in Francia hanno conosciuto eventi rilevanti sul piano della paura e del terrore? Noi riteniamo che è un tema dell'urbanistica, del pensiero giuridico, economico, del pensiero anche estetico, porsi la questione quali strutture servono alla città per poter consentire alla città di funzionare.